anche un referendum effettivamente tra due tipi di Europa. Ci sono delle guerre alle porte dell'Europa, c'è una situazione economica che resta critica. Si può pensare che un paese come il nostro, che ha 59 milioni di abitanti, può affrontarle da solo in un mondo di 8 miliardi, o come diciamo noi, serve un'Europa che faccia davvero continente, che significa avere una difesa unica, una politica estera unica e anche concentrare degli investimenti che riportino produzione anche nella pianura padana. Ecco, forse la situazione economica attuale ci dimostra anche una debolezza degli stati nazionali per cui l'Europa può essere una soluzione, quindi i cittadini devono anche scegliere pensando che se riprendiamo e proseguiamo cose come il PNRR arrivano risorse che significano lavoro, occupazione e sviluppo, altrimenti rischiamo di chiuderci un po' in noi stessi. C'è da ricreare un rapporto per cui l'Europa sembra più vicina. Io sono convinto che può essere più vicina alla pianura padana. L'Europa Green significa anche avere treni regionali che funzionano. Certo che è una responsabilità della regione, ma significa anche che la Banca Europea degli Investimenti deve supportare gli investimenti nelle ferrovie anziché ad esempio nelle autostrade. Si parla di casa che deve inquinare di meno. Io penso che si debba parlare di più anche di diritto alla casa. E anche qui l'Europa può sostenere la creazione di nuove case e di studentati a prezzi accessibili per i nostri giovani. Ecco, se l'Europa affronta questi temi è un po' più vicina alla vita di tutti noi e io credo che questo sia fondamentale ed è anche quello di cui voglio occuparmi. Ma io credo che sia una direttiva che è stata anche raccontata male perché non ha degli obiettivi e degli obblighi sul singolo cittadino, ma invita gli stati a farsi una programmazione. Questa programmazione necessita di un supporto all'edilizia. Non dimentichiamoci che per il Nord Italia, per la Lombardia, per la provincia di Varese, l'edilizia è un settore fondamentale. Va bene la critica al 110 che doveva essere fatto meglio, ma non è che si può pensare di tagliare i bonus per la ristrutturazione degli appartamenti e dei palazzi. Quello è un pezzo vitale della nostra economia che noi difenderemo. E se quello continua a funzionare, la casa green viene automaticamente fatta negli anni che sono previsti, che sono obiettivi leggeri da qui al 2035 e poi importanti da qui al 2050. Ma quello è una programmazione anche coerente e fattibile. Certo che bisogna supportare un'industria fondamentale come quella dell'edilizia, volta a ristrutturare.